Ma è successo che sicuramente i dati erano ancora positivi, nel senso, diciamo, lo sono ancora. Noi avevamo anche addirittura già preparato un titolo, diciamo, dell'osservatorio immobiliare, c'è voglia di case, gli italiani continueranno ad investire nel settore immobiliare, spinti da mutui a prezzi bassissimi, prezzi convenienti delle abitazioni e investimento conveniente perché con canoni interessanti e rinvenienti sia dalla locazione che dalla locazione breve. Poi ovviamente quello che sta succedendo in queste ore con la paura di una pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus, che già chiaramente è intervenuta su determinati mercati diversi da quello immobiliare, è diminuito il prezzo del petrolio, sono salite i valori dell'oro e dei bund tedeschi, le borse sono destabilizzate. La paura è che chiaramente, considerando poi che i fondamentali in questo momento dell'Italia non sono sicuramente tra i migliori, siamo il fanalino di coda praticamente dell'Eurozona, questi dati ovviamente ci preoccupano perché andrebbero ad incidere proprio anche sull'investimento immobiliare. Va a colpire le locazioni turistiche, parliamo insomma di circa 5 milioni in meno di eventuali di perdita di presenze, diciamo così, con una perdita di circa 5 miliardi di fatturato. Insomma, sono numeri importanti che ovviamente andrebbero ad incidere notevolmente anche sul mercato immobiliare.